ragazze e bentornate sul mio canale o benvenute a chi è la prima volta che mi vede. Allora ragazzi, oggi video recensione su un prodotto Essence, in particolare sulla cipria compatta della Essence, la credo si legga così, Mattifying Compact Powder nella colorazione 04 Perfect Beige. Allora ragazzi, io mi rendo conto che sto facendo tante recensioni sui prodotti della Essence, ma perché quando io vado nello store della Essence, che qui a Napoli lo trovo all'OBS, in realtà non trovo quasi mai niente, quindi perché le ragazze proprio saccheggiano gli stand, per cui quando io vado e trovo i prodotti ne compro qualcuno in più e, insomma, per provarli, anche perché comunque il prezzo è basso, per cui qualche soldino si può spendere per provarli. E devo dire che tutti i prodotti di cui io faccio le recensioni li tengo da molto, per cui anche se non è un prodotto cioè da pochissimo uscito, è perché comunque io ci tengo a testarli un po' per vedere effettivamente come mi trovo e non darvi un'opinione che secondo me potrebbe essere falsata dal fatto che la utilizzo da poco tempo. Allora, nello specifico questa cipria, devo dire che non mi dispiace, perché è un colore, vediamo se si vede qualcosa, è un colore, vedete, che sembra coprente, in realtà quando poi l'andate a passare sul viso con il pennello non si vede nulla, quindi è una, anche se ha delle colorazioni, in realtà sulla mia pelle è quasi trasparente, semplicemente mi va a perfezionare, diciamo così, l'incarnato nel momento in cui la vado ad applicare. In realtà, se devo essere sincera, questa proprietà, diciamo, mattificante di cui loro parlano la riscontro solo al momento della stesura, nel momento in cui appunto vado ad applicarlo sopra il fondotinta, anche se in realtà questa è una caratteristica di un po' tutte le ciprie che esistono in commercio, per cui per me mattificante significa che durante tutto il giorno dovrebbe rimanere questo effetto matte sul viso. In realtà questo io non lo riscontro, cioè per me dopo un paio d'ore, se ho delle lucidità che normalmente insomma posso avere, perché comunque ho una pelle molto delicata, una pelle misto grassa, voglio dire, quindi capita che mi si lucida un po' la zona T. Questa in realtà non è che mi tamponi questo fenomeno, per cui se vi devo dare un'opinione legata al fatto di rendere il trucco matte e di mantenerlo matto durante la giornata, vi dico no, per me non lo fa. Però se vi devo dire che è che al momento mi dà questo effetto un po' più opaco, quindi matto sul viso, e che comunque si stende bene, che comunque mi va a fissare bene, insomma, quello che è il trucco, vi dico che mi sto trovando bene. Vi dico che io con le ciprie sono un po' da tra virgolette antipatica, perché non le sopporto molto, non è che mi piacciono tantissimo, e in passato le utilizzavo poco e niente, proprio perché non mi piacciono particolarmente. Comunque sono cose che io mi sento sul viso, io tendo ad avere sempre il viso o struccato, o comunque cerco di mettere cose che comunque non mi appesantiscono molto la pelle e quindi mi creino delle impurità. Questa qui vi dico, la sento abbastanza buona, e se non ricordo male ho visto un video, credo che parlasse di questa, ho visto un video qui su YouTube di Carlita dove ne parlava di Inci, di questo prodotto. Io non ne capisco granché di Inci, però se non ricordo male lei diceva che era abbastanza buono, per cui insomma non ho avuto particolarmente paura di metterlo e di provarla. Comunque tutto sommato è una buona cipria, il costo è bassissimo, io non mi ricordo benissimo quanto l'ho pagato, ma comunque non si aggira, non supera mai tipo i 4 euro, e niente, io mi trovo benissimo, e niente, vi volevo solamente dire che fate attenzione ovviamente quando comprate le ciprie, non parlo di questa di Essence ma in generale, perché comunque le ciprie dovrebbero essere dei prodotti veramente impalpabili, perché comunque la polvere delle ciprie vi va a chiudere ancora di più i pori e quindi vi fa uscire più impurità. Quindi insomma abbiate un occhio di riguardo sulle cipre che mettete. Comunque tutto sommato, in termini, ripeto, di Inci non vi so dire nello specifico, però in termini di risultato vi dico che per un paio d'ore magari questa qua riesce a mantenere la pelle insomma abbastanza bene, dopodiché ovviamente, a parte un po' le cipre, però questa qui un po' di più perde il suo effetto matte. Niente ragazze, io spero di esservi stata utile, vi mando un bacio, ciao! I'm done.